Giunti nel continente europeo, provenienti dalla Palestina, da dove erano stati scacciati, i frati del Carmelo cominciarono ad andare diffondendosi un po' ovunque, come membri di un ordine quasi sconosciuto, malvisto e sull'orlo della scomparsa. La famiglia religiosa del grande profeta Elia sembrava un tronco secco e vecchio, destinato a disfarsi in poco tempo. Era il momento atteso da Nostra Signora per far rifiorire, sull'alto della verga disseccata, un fiore, San Simone Stock. Di nazionalità inglese, religioso di riconosciuta virtù, era stato eletto all'incarico di priore generale dell'ordine. Tuttavia non esercitava un'effettiva autorità sopra i suoi sudditi, poiché il Carmelo non possedeva ancora una struttura giuridica coesa e uniforme, capace di conservare uno spirito, promuoverlo e trasmetterlo alle posterità. La virtù compensava però la mancanza di autorità. Pregando Nostra Signora con molto fervore, San Simone la implorò che non permettesse la scomparsa dell'ordine carmelitano. In questa desolante situazione, la Santissima Vergine apparve al suo gran servitore nel 1251 e gli consegnò uno scapolare perché fosse usato sopra le vesti. In quell'epoca i servi usavano una tunica come abito civile. Sopra di essa indossavano una tunica più piccola che indicava per il colore e per caratteristiche peculiari l'identità del suo padrone. Lo scapolare del Carmelo era simile a questa piccola tunica. La Madonna consegnava quindi a San Simone Stock una livrea propria dei suoi servi, affinché fosse usata da tutti i carmelitani, e prometteva: «Ricevi, figlio dilettissimo, lo scaporale del tuo ordine, segno della mia fraterna amicizia, privilegio per te e per tutti i carmelitani. Coloro che moriranno rivestiti di questo scapolare non andranno nel fuoco dell'inferno. Esso è un segno di salvezza, di protezione e di sostegno nei pericoli, e di alleanza di pace per sempre». Questa meravigliosa promessa della Santissima Vergine, teologicamente parlando, non è di poco valore per il cristiano che realmente desidera salvare la sua anima. Molti papi e teologi hanno confermato e spiegato che chi ha una vera devozione per lo scapolare e lo usa effettivamente, riceverà da Maria Santissima la grazia della contrizione e della perseveranza finale. È una promessa simile a quella dei primi 5 sabati del mese e dei primi 9 venerdì del mese. Il privilegio sabatino. Ma una seconda promessa fatta da Nostra Signora del Carmelo ha dato un'ancor più rilevante importanza alla devozione dello scapolare. In un'apparizione al Papa Giovanni XXII, riferendosi a quelli che avrebbero portato lo scapolare durante la loro vita, la Santissima Vergine disse quanto segue: «O Giovanni, vicario del mio diletto figlio, concedi ampia conferma al mio santo e devoto ordine del Carmelo, iniziato da Elia ed Eliseo. E anche altri, se entreranno, faranno parte per devozione portando l'abito santo. Io, Madre della Grazia, libererò quanto prima e specialmente il primo sabato dopo la sua morte, quanti troverò nel Purgatorio. Li libererò e li condurrò al Monte Santo della vita eterna».
lo stesso pontefice confermò questa indulgenza plenaria nella celebre bolla sabatina del 3 marzo 1322, confermata posteriormente da diversi papi come Alessandro V, Clemente VII, Paolo III, San Pio V e San Pio X. Nel 1950 il Papa Pio XII scrisse sopra lo scapolare, esprimendo il suo desiderio perché sia il simbolo della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, della quale abbiamo molto bisogno in questi tempi tanto pericolosi. Scrisse anche: «Non si tratta di cosa di poco conto, ma dell'acquisto della vita eterna, in virtù della tradizionale promessa della Beata Vergine. Si tratta infatti dell'impresa più importante e del modo più sicuro di attuarla». Lettera Numinem Profecto, 11 febbraio 1950. Il Papa Paolo VI esortava nel 1965: «Abbiamo in grande stima le pratiche e gli esercizi di pietà verso la Beatissima Vergine, raccomandati lungo i secoli dal Magistero della Chiesa, tra i quali stimiamo di dover ricordare espressamente la religiosa prassi del Rosario e dello Scapolare del Carmelo». Anche il Papa Giovanni Paolo II lo ha raccomandato insistentemente. All'inizio lo scapolare era di uso esclusivo dei religiosi carmelitani. Più tardi la Chiesa, volendo estendere i privilegi e benefici spirituali di questo abito religioso a tutti i cattolici, estese la possibilità del suo ricevimento a tutti i fedeli. A partire dal misericordioso intervento della Madre di Dio, dopo l'apparizione a San Simone Stock, l'ordine carmelitano rifionì e conobbe altri periodi di gloria, accrescendo in tutta la Chiesa cattolica la devozione alla Santissima Vergine. In questo ordine nacquero tre luminari, per non citare che questi risplenderanno dappertutto e per sempre nel firmamento della Chiesa: Santa Teresa di Gesù, Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce e Santa Teresa di Gesù Bambino, tutti e tre proclamati dottori della Chiesa.